Durante l'interrogatorio, Nathan, quando gli ha mostrato le foto di Marika, si è toccato il condotto lacrimale. È un gesto analogico. Sono tutti segnali gestiti dalle pulsioni inconsce. Ah, ma tu questo stavi facendo a... Scusa, che significa secondo te? Sfregare la zona lacrimale è un segnale di sofferenza, come a voler istintivamente asciugare una lacrima. Vuol dire che Nathan era dispiaciuto per la morte di Marika? Sì, beh, ragazzi, dispiaciuto è una cosa, ma secondo voi è stato lui o no ad ammazzarla? Forse ha solo trovato il corpo. Magari c'era qualcun altro prima di lui in quella grotta. La responsabile della comunità diceva che Marika ultimamente spariva spesso. Forse Marika incontrava qualcuno, magari il suo ex.